Hola, io sono Marcus Cron e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo senza giacca e cravatta e armato soltanto di buone intenzioni, perché quest'oggi ci troviamo in un altro pacchetto di mod. Non è la Technic Pack, non è la Tact Pack, non è la Yogbox, ma è la Field Beast. La sentite? Yes, è proprio lei. Questo pacchetto è aggiornato alla 1.4.2 di Minecraft, quindi all'ultima versione, quindi abbiamo tutte le novità introdotte dalla Mojang e un botto di mod aggiornate. Ora, la più grande pecca di tutte è che non c'è la Red Power, perché ancora non l'hanno aggiornata. Intanto prendiamo a pugno una mucca, sì, una mucca, una picura. Nonostante questo ci sono un botto di mod. Adesso vediamo se riesco a farvele vedere. Vediamo un po' se da qualche parte. Intanto c'è il multiplayer, che possiamo giocare anche in LAN. Vediamo se qui, qua. Forse mettiamo cheat col Cassiopea. Però guardate gli oggetti nuovi, c'è la Forestry. Ci sono sti cosi luminosi di cui non so niente. Hanno aggiornato la Industrial Craft. Hanno aggiornato la Computer Craft. La Bullcraft. Sono completamente newbo su questo. Newbissimo. Guardate le smanacciate. Ma sarà divertentissimo. E soprattutto, qui, signore e signori, non c'è l'equivalent exchange. Quindi dite addio a fabbriche di diamanti e cassi e massi, si torna a Minecraft vecchio stile. Certo, abbiamo le industrie con l'industrial craft con cui diciamo, ammazza quanto sono grossi sti alberi. Rompiamo un po' di legno e vediamo se c'è la Tricapitator, giusto per... Dicevo, possiamo sempre fare le industrie con i nostri macchinari, ma niente duplicazione, niente transmutation table, niente flower di collector. Qua tocca fare tutto a suon di curry. Vediamo un po' se tutto è come agli inizi. La 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 la. Fino a qui non c'è piove. Un'ascia. Vediamo un po'. No, non c'è la Tricapitator. Voglio morire. E vabbè, vecchio stile, tutto vecchio stile. Quindi quando troveremo qualcosa di prezioso dovremo essere davvero contenti di averlo trovato. E niente, andiamo alla scoperta anche delle nuove mod, degli aggiornamenti delle mod precedenti. E chi più ne ha più ne metta. Io premetto e lo ridico che sono assolutamente newbo su tutto, quindi per me sarà una costante sorpresa, soprattutto sulla 1.4, di cui ho visto qualche snapshot qua e là, ma non so praticamente nulla di nulla. Quindi iniziamo questo let's play, questa prima puntata, che sarà breve, assolutamente breve, andando a prendere la pietra. Facciamo un piccolo house. Corri a manetta. Devo dire che è una strana sensazione ricominciare Minecraft da capo, come proprio quasi vergini. Però la Tricapitator potevano metterla su. Vabbè. Saliamo. Che cos'è questo? Un sapling. Di che cosa? Redwood. Questo è Redwood. Molto bene. Anche oggi abbiamo imparato qualcosa. Allora facciamo... No. Facciamo gli strumentozzi di pietra. Ci facciamo un piccolo house. Una house. Sono un imbecille. Ok. Ci potremmo anche fare un letto. Mm.
Come sapete, nella 1.4 è stato inserito anche un nuovo boss, quindi, beh, figata. Il Wither Boss, che hanno tradotto in un modo becero. Mi pare scerebro. Comunque, tutti i suggerimenti che volete darmi sono i benvenuti, quindi lasciate commenti sul canale tipo: ehi Marcos, fai questo, fai quell'altro, perché io non so assolutamente che cavolo fare. Aspettate che prendo un altro po' di pietrozza senza Divin Road. Dove andremo? Cosa faremo? Facciamo la nostra vecchia e cara fornace. Ci riprendiamo questo. Impronterò questo let's play molto meno, molto 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 meno nel costruire macchinari ed impianti, ma più che altro all'esplorazione di queste belle mappe, andando alla ricerca di civiltà scomparse dove nessun uomo è mai giunto prima. No, visto che la 1.4 introduce anche i templi nella giungla, nel deserto, le, come cavolo si chiama, le streghe nelle paludi, uccidiamo un po' di mucche, prendiamo un po' di zucche. Guarda che bella questa foresta pineta, non lo so, se sequoia, come si può chiamare. Mori, mori, anima dannata. Vediamo se per caso la decapitar funziona con gli alberi piccoli. Ma che cos'è questo? Lo scherzo di un albero. Vabbè. Qui io sento lava. Lava come lava. Qui è pian di pecore. Ah, come cavolo si faceva? E chi se la ricorda più la forestry? Aiuto. Neanche so come si chiama. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ragazzi, questo let's play. C'è la porta cam. Figata. Figatissima. Come si fa la porta cam? Ha voglia a camminare. Eccolo! Ho visto! Perfetto, lo possiamo fare. Appoggiamo questo qui, così andiamo in giro. Siamo anche senza Talisman of Repair. Mannaggia il cuore. Prendiamo un'ape, che poi non ho mai capito che cacchio ci si fa, ma poco male, ne facciamo tutto. Andiamo a prendere anche quella. Voilà. Oh, grazie. Anche della pappa reale. Qui mettiamo un point of salvation e scriviamo olio. Non ho visto se c'è la Towncraft. Andiamo a vedere un attimo. Mi pare proprio di no. Che cacchio sono questi? L'armatura della fierezza. Non c'è la Towncraft, però dicono. Ma qui è quasi notte. Vabbè, ma sti cavoli, su. Abbiamo detto. Tutto sul... A parte che ho un coso, sì, stavo dicendo un mantello, ho un letto, non so perché ho un mantello. Muori, muori. Lì ci sono delle canne da zucchero. Grazie per le mucche. Guardate quante mucche. Sulla sinistra ho visto una palude, anche davanti ho visto una palude. Che è di nuovo uno scherzo d'albero questo. Ma che. Un po' bugginio, eh. Vediamo se funziona, se c'è la Decapitator. C'è? Aio, che succede? No, non c'è, corcacchio. Sì, mangio sto schifo, ok. Allora, devo fare una pala, ecco cosa devo fare. Mi butto qui dentro. Scava di qui, scava di là, trallero là, lallero là. Come al solito, per mia abitudine, non farò tagli significativi ai filmati, a meno che non stia facendo davvero qualcosa di noioso e ripetitivo. Perché non posso piazzare zucche? Vabbè, non posso piazzare zucche, quindi piazzerò un cubo di legno.
Ok, adesso voi non vedrete niente, vediamo se possiamo. Ah, è già aumentato. Ok, posiamo questa qui, bruciamo. Ok, giusto per fare luce. Scava di qui. Scava di qua. Giusto quando farò qualcosa di super ripetitivo, davvero. Oh, non c'è l'Omnia. Proprio vecchio stile Minecraft, eh. Adesso prepariamoci all'inferno qua fuori. Scusate il buio. Pronti! Ok, niente, a posto. Muori, muori, mettiamo. Cos'era? Uno zombo! Muori! Ma qui c'è del ferro! Del ferro senza texture pack. Eh sì, del ferro, del. Cos'è? Che è sta roba? Che è sta ficata? Scava di qui, scava di là, prendi il minerale strano. È copper. Ah, il copper c'ha questa texture. Ok, non lo sapevo, va bene. Guardate che belle le canne. Questa è sempre la Spanx, ragazzi, soltanto è aggiornata alla 1.4. Spax, Spax, non so come si dice. Mentre prendiamo la gomma, non dimentichiamoci di cuocere qualche bistocca, perché stiamo morendo d'FM. No, scusate, le bistocche non fanno. Non sono combustibile. Ok. Ok, siamo pieni di api, non so che cazzo farmene. Ops, scusate, non volevo. Facciamo. Un tree tap. È cambiato? No, santa pace. Ma che cosa andate dicendo? No! Ma siete pazzi! Ma che palle! No, chi ve se? Siete pazzi davvero! Madonna! No, non mi va di farlo! Ma sul serio! Forse si consuma di meno dell'altra volta. Vediamo un po' allora, Oak. Brick, Brinch, Spruft e noi abbiamo il giungle. E basta. E questo qui che è? Loak. Andiamo a vedere di nuovo. No, ce ne vogliono tre. Che sono le cose che piacciono a me. Vabbè. Sti cavoli. Ci prendiamo e aspettiamo un bel sampling. Ok, intanto mettiamo a fare le bistocche si sono fatte. Mettiamo a fare, che ne so, bruciamo questo. Un paio me li tengo. Ci faccia il carbone, ci faccia. Prendiamo dell'altro cibo. Guardate che bello lo scureggiallo della cosa. Della palude. Oh, ovviamente, ora che mi vedete con questa non significa che ho abbandonato la technique. Anzi, non abbonderò mai la technique. E nel momento in cui aggiornerà la tecnica 1.4 farò una nuova serie sulla tecnica, ovviamente. Prendiamo dei cosetti qui. Lì c'è l'alberello che si sta sfandando. Vediamo se troviamo della clay. Ottimo, direi. Sì, l'abbiamo trovata. E non abbiamo la pala. L'acqua non è che mi piaccia molto, eh. Ma vabbè, va, li perdoniamo. Ma senza la Red Power 2? No. No, voglio morire. Mettete immediatamente la Red Power 2 e vi spacco l'anima. Allora, facciamo una chest. E andiamo a vedere se c'è un qualche tipo di bag. Che non si scrive così. No, non si scrive così. In inglese sono una capra. Bag of Dark Iron. What the fuck is this?
Cioè, questo si fa con quattro di questi e questi si fanno con uno di questi. No, dai, su. Siete seri? Oh, avevo visto, avevo visto. No, vabbè. Ah, e questo si fa con se stesso. Dai, non ci hanno messo bag, ma su, ma che Cassiopea. Già non ci voglio più giocare. No, non è vero. Abbiamo del copper. Io direi di smeltarlo, giusto per vedere che effetto che fa. E intanto ci riprendiamo degli stick e facciamo una pala. Anzi, due pale. Voilà. E un paio di spade. Via questo e via questo. E qui mettiamo Tana 1. Mettiamo il letto qui. E poi stanotte vedremo. Qui c'è delle api. Che è sto schifo? Delle api subacquee. Oh, abbiamo preso un sampling. Ah, ma è il rumore nostro. Che schifo di rumore. No, il ciaff ciaff vecchissimo, bellissimo, vecchio. Che fine ha fatto? Prendiamo un po' di sabbia. Anche il rumore della terra è cambiato. Scava di qui, scava di là. Mentre sto registrando, non so se upperò direttamente questa sera questo video. Siamo arrivati a 250 ragazzi, abbiamo fatto 50 iscritti in un meno di una settimana? Era il 6, oggi è il 12, sì, assolutamente sì. Quindi, beh, che dire, sono contentissimo dei traguardi che stiamo raggiungendo. Non so se così veloce c'è mai stato qualcuno. Ho in cantiere una nuova serie, questa volta un po' più particolare. Non è un let's play, è qualcosa di nuovo, tecnicamente. Non originale, ma nuovo. E non vedo l'ora di poter mettere il primo video di questa serie. Non so con che cadenza incomincerò a far uscire i vari appuntamenti, ma questa è una cosa che vedremo in seguito. Allora. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Cosa facciamo? Boh, e non lo so mica. Qui ci sono delle mucche. Qui c'è la nostra tana. Che a sto punto io forse farei lì. Oh, abbiamo del copper. Vediamo cosa ci si può fare con il copper. Che cazzo! Ma che è? Oh, Cristina d'Avena. Oh, Cristina d'Avena di nuovo. Vabbè, questo lo sapevamo, questo lo sapevamo. Thermionic Fabricator. Molto interessante. Un cubo di copper. Induction furnace. Che è sto ficaio? Bello. Bellissimo. No, vabbè, ma sta cosa è una cosa assurda. Eh sì, però mi serve vedere. Ok, va bene, il maceratore sì, lo conoscevamo. E questo? Oh my god. Vabbè. Qui stiamo diventando pazzi. Stiamo diventando pazzi. Hanno fatto 50 tipi di legno. Ma c'è la bullcraft con i logistic? No. Dobbiamo fare tutto con i transport. Che cos'è questa figatissima? Void transport. Ma. Vabbè, sarà una figata effettivamente. Allora, io direi. È di nuovo notte. Sta annottando. Allora, cominciamo a continuare a fare un po' di provviste. Anche a te. Laggiù vedo una palude. Non si può più zoomare con un control. Questa è una cosa brutta. Per fortuna quella che ti mette l'oggetto che stai usando nell'inventario l'hanno tenuta. Prendiamo un fiore rosso. Metti che dovessi incontrare una slime. Oh, le galline.
Dovrò fare un generatore di galline. Vecchio stile con l'acqua. Fantastico. Papà, anche a te. C'è uno spawn di animali molto molto alto. Poi se qualcuno mi vuole dire che cacchio ci faccio con queste cose. Il ferro, il ferro, il ferro, il ferro, il ferro. Ah, il creeper, il creeper, il creeper, il creeper, il creeper, il creeper. Sparisci. Prendiamo il ferro. Sbrighiamoci a prendere il ferro. Lo stiamo prendendo. L'abbiamo preso. Scappiamo. Scappiamo. Più veloce della luce. Cosa c'è laggiù? Ma che diavolo è? What the fuck? What the fuck is? Api. Api. Pecore. Forse è perché il bioma è extra large, quindi non lo so, gli animali sono incentivati a spawnare. Torniamo alla nostra tana. Sta facendo notte e potrebbe essere pericoloso. Anzi, sicuramente lo sarà. Più che altro io ho spostato il letto come un cretino. Allora, andiamo a dormire qua sotto nel bughouse. Dov'è il bughouse? Eccolo. Non ho niente con cui chiudermi, ovviamente. Chiudiamoci con questo. Chiusi. Adesso facciamo un paio di torce. Voilà, devo dire che questa... come si chiama? Questa skin è molto azzeccata, guarda. Sono un poveraccio che non sa un cacchio di questa mod. Di questa mod pack, anzi. Abbiamo preso il letto, sì, non abbiamo fatto una figura barbosa. Dormiamo. Voilà. Usciamo di qui. Svelti e temerari. Usci, usci. Andiamo a prendere un po' di ossa. Un po' di ossa. Un po'... No, tu non sei un osso. Muori. Guardate come si riparano sotto gli alberi, sti bastardi. Oh, ma i creeper corrono, cacchio. Corrono una cifra. Che c'è qui? C'è del copper. Perfetto. Allora, io direi di minare questo copper. Basta arrivare un creeper da dietro. Mi fa fare... Dai, dai, dai. Quanto è? Ottimo. Optimus, direi. Sì, muovo anche a te. Bene, signore e signori, questo primo giorno in Field the Beast è finito. Io spero che questo modpack vi piaccia. Se è così, commentate, mettete pollice in su. Io adesso mi stabilirò, credo, qui davanti, e con le barchette andrò in giro ad esplorare. Vi ho già detto, molta meno attenzione agli impianti e molto di più all'esplorazione delle varie possibilità che ci dà la 1.4.2 e le altre moddine che ci abbiamo incorporate in questa modpack. È tutto da Marcus Cron, ciao e alla prossima!